come il resto, Rodolo ha sentito, parecchie volte ha parlato del Rodolo e l'ha indicato come correo in numerosi delitti, anche in omicidi. Ha parlato, ci ha detto che lui spacciava droga. Che c'è, avvocato Fileccia, non sente? Sì. Ho il microfono. Ecco. Dunque, Presidente, io sono, assieme al professore Campo, difensore di Rotolo. Le volevo dire, Presidente, se diciamo soltanto è stato accusato da Rotolo, e poi per quali delitti poi sono... Io ho detto di numerosi delitti, avvocato. Ma... Forse lei non l'ha sentito. Ma io... Di solito queste cose si ascrivono ai pentiti, non alle altre persone che fanno parte del processo, il fatto che non si senta. Io ho detto numerosi delitti, ha parlato anche di spaccio di droga, eccetera. Cioè, veda che cosa gli deve contestare. Signor Presidente, io confermo tutto quello che ho detto di Rotolo, tutto quello che ci accusa. E cioè... E aggiunge altre cose che ce l'avevo detto, no? E mi sono appuntato qua. E poi ce le dico. C'è che lui, insieme con Senaga Vincenzo, si trovano a Piazza Santa Rasa. C'ero pure io là, no? Poi loro sono partiti con la 126. Sono partiti con la 126 e sono andati a Fuori Italico. Fuori Italico alla calza, no? Dove si va alla calza? C'è un giornalista qua. E allora, siccome il Rotolo è specializzato a rubare macchine, no? Cioè, le macchine lui le prende, lo sapevo qua. C'è un professionista. Cioè, vedete, il proprietario della macchina si allontana, lascia, si dimentica che chiamano un biscotto, no? Della macchina. Lui si mette sopra e se la porta, no? E poi questa macchina servono per fare pure omicidi e altre cose. Cioè, allora che succede? Questo si nega Vincenzo, per tempista, e lui si trovano insieme. E arrivando a Fuori Italico, c'è questo giornalista qua, no? Vicino alla casa, nella piazza, no? E c'era questa 112, una 112, il proprietario della 112, no? E si trovavano la BMW, sarebbe dietro, insieme con un altro. Il Rotolo, vedendo quella macchina con le chiavi, scende dalla macchina, ci dice a tempesta, aspetta qua, dentro la macchina. Casomai poi scende e viene a piedi, no? A Santa Rasa, perché era vicino, fuori tale con Santa Rasa, è vicino, no? Che fa il Rotolo? Scende, si mette sopra la macchina, 112, mette in moto e se la porta. Il proprietario, che era dietro, no? Se ne accorge e lo segue. Seguendolo, questo si infila la via Macello con la 112. Nel frattempo arriva il tempesta, a Piazza Santa Rasa, ma c'ero io e se ne cantone. Risponde il tempesta e dice, lo sai che cosa è successo? E certo, che cosa è successo? Dice, con Rotolo, sarebbe questo signore Rotolo, no? Ce lo chiamano, il soprannome, l'anatriardo sarebbe suo padre, no? Perché suo padre è malato, no? Anatriardo. Sì, il soprannome lo chiamano l'anatriardo. Risponde a tempista e dice, lo sai cosa è successo? Dice, l'anatriardo, dice, è scappato, dice, stava andando alla macchina e è andato alla via Macello, no? Dice, il proprietario l'ha seguito, dice, andiamoci dietro, può darsi che nei guai, no? C'aveva qualche... Ora, siccome il Rotolo aveva un 38, una pistola sopra, vabbè, come se andava alla via Macello, il proprietario della macchina con Nati insieme col BMW lo seguivano, no? Molla la macchina e prende la pistola e le punta con la pistola e scappa verso, che lì ci sono tutti montarossi di terra, no? Scappa verso di là e poi più avanti c'è una strada, passando questa strada, no? Che si chiama la strada nuova, no? Passando questa strada c'è una specie di impoto, no? Dove corrono i cavalli, no? Cioè allora mentre lui correva, lì si trovava una pattuglia dei carabinieri, come mi ha detto Tempesta, no? Una pattuglia dei carabinieri, e hanno visto questo che correva con la pistola in mano. Come hanno visto questo con la pistola in mano? Che succede? I carabinieri ci vanno dietro. Questo butta la pistola e l'ha resa, no? Insomma, ci fanno il processo a lui, no? E ce ne uscivo. Non so se ne uscivo per la proposta che ha contestato, insomma, è uscito, no? È uscito. Poi ce n'è un altro, no? Lei che cosa ha da dire di questa accusa? Questo è un fatto nuovo comunque. Io l'avevo invitato a parlare dei fatti di cui già ha parlato a dibattimento. Lei ha subito un procedimento per un fatto del genere? No, per un fatto del genere. Ho subito un procedimento per porto abusivo d'armi. Ma quello che ha detto questo signore è tutto inventato. Questa è tutto vero quello che ha detto, signor Presidente. Signor Presidente, quando parlo io... Sì, una alla volta. Io ho fatto parlare...
Senza, che altrimenti che poi si sovrappongono le voci e non si sente. Io sono stato davvero sottoposto a un procedimento penale per porto abusivo e detenzione di armi. Gianno, se lei mi permette, io lo dirò più avanti, perché può essere utile per la verità. Sì. Mi scusi. Questo solo, ma quella storia, macchine, cose. Questo della pistola, che lei ha buttato la pistola? No, che ho buttato la pistola. A me mi hanno imputato questo fatto, e che io là mi trovavo per i fatti miei. E com'è finito? Hanno ritenuto opportuno dire che la pistola era mia, ma la pistola non era mia. Io ero là per i fatti miei, la pistola l'hanno trovata ma lei è stato... e poi hanno fatto fare il fidanzato a me con la pistola. Ed è stato assolto o condannato? Come? È stato assolto o condannato? No, condannato. Sono stato condannato perché c'era un carabiniere che ha testimoniato. Allora, e i fatti invece come si sono svolti? Come? Diversamente da come dice il Sinagra? No, io ero là per i fatti miei. Là, in quel posto, Viale dei Picciotti. Viale dei Picciotti. Era un Viale dei Picciotti, per i fatti miei, a 100 metri da casa mia. 100 metri da casa mia, potete anche constatare. Viale dei Picciotti, 100 metri da via Ponte di Mare, dove abito io, a 139. E ho subito un processo. Ora, questa storia mi sembra un racconto di favole... Comunque, andiamo ai fatti che sono in questo processo. Ora, permette se ci posso fare una domanda, signore. È assurdo dire la verità, perché neanche a coscienza, perciò è assurdo continuare a dirle di dire la verità a voi. Mi sembra superfluo questo. Ma mi vuole spiegare perché lo dovevo uccidere? Che io sono stato qua in questi giorni, l'ho sentito parlare. Il perché io lo dovevo uccidere, glielo vuole chiedere? Roar. Vedi, cioè vedi che tu, no? Tu. Aspetta una risposta. Cioè tu, Tempiesa, e Antonio, no? Tutti e tre. Eravamo d'accordo, me volevo fare a me, me volevo fare a pelle. Perché? Perché avevo fatto di Vincenzo Caruso, era una calosa, hai capito? Cioè come a me però, eh? È successo pure, ho fatto di Papariato, sarebbe Roberto Maurizio, quel ragazzo. Guarda, tua cucina appunto, io lo stavo dicendo, Presidente, lo stavo dicendo. Tua cucina, no, lo stavo dicendo. Tua cucina. Aspetta un minuto. Io parlo, sarebbe pure giusto sì. Sentire la mia voce. Ma per ora mi tengo pare a precisare che la persona che lui indica sì, è mio cugino. Aspetta un attimo, questi microfoni li vogliamo controllare, dalla cabina di registrazione venga un tecnico. No, perché poco fa pare che veramente si... Pensavo che era fatto apposta questo fatto di interrompere. Sì. Ah, perché hanno staccato il microfono. Ma comunque, vabbè, l'importante. Sì. No, è meglio che restino tutti e due attivati. Sì. Sì. Certo, anche pubblico ministero, difensore. Il difensore sarebbe avvocato Fileccia. E Campo. Sì. Allora, ora che i microfoni sono, potete continuare. Io Presidente, io tutto quello che ho detto l'ho detto. Cioè lui, ci ho visto come stanno i fatti. Lui è un no, ci deve dire la verità. No, come stanno i fatti, la verità devi dire. La verità, e sto dicendo la verità. Io sto dicendo. E c'è chi ancora ti consuma, devi dire la verità, perché sei un bugiardo. Io, e ora bugiardo, io ora ti bugiardo io. Signore come sei bugiardo. Dai, dimmi come sì, bugiardo. Ora io ti dimostro come sei bugiardo. Dai, hai fatto la penale. Prima che ha fatto pure, signor Presidente. Perché io ti dovevo uccidere? Per farci vedere. No, una a una, perché altrimenti. Cioè, ci posso vedere che cosa ha fatto questa persona, no? Cioè, ha studiato in modo, no, per rapinare, sarebbe questo. Cognato del suo cognato. Cioè, cognato del suo cognato, Giuseppe La Malfa, che quella è una brava persona, un commerciante, no? Che lavora ha fatto cose scatolane, Giuseppe La Malfa. Giuseppe La Malfa, sì. L'ho dichiarato sul fatto, solo che mi veniva in mente, capito? Cioè, questa persona, siccome è un cacciatore, aveva due fucili, non so se sono calibratori, ce l'ho parlato calibro. Lui, usava che ha fatto? Sapendo che tramite il suo cognato, sapendo che in casa aveva questo fucile, no? Piglio ha parlato con noi. Parlando con noi, Tito Impresa ci ha detto, parla con Angelo Beamonte così, vediamo. Perché noi ci servivano questo fucile, no? Hai studiato tutto. Dice, va bene, dice loro, dice di domenica escono. Andavano qualche parente, qualche, non lo so. Insomma, uscivano di domenica. Come sono uscite queste? Lui non era a base. Cioè, c'era pure lui. Dice, tu e Senacantonio salite di dietro, no?
Sento dire sto pettetto, c'è una specie di cupola, c'è una cosa che si scende sotto casa, dentro casa. E la chiesa era con questa. Sapete? Nel frattempo che è successo? È successo che io e questo Senaga Antonio siamo saliti sopra, lui e Senaga Vincenzo aspettavano giù, detto tempista. Mentre che aspettavano giù, facevano pure un giro, se vedevano se veniva questo Giuseppe da Marta. Se ne è entrato dentro e i fucili non l'abbiamo trovato. Abbiamo trovato solo una cinquantina di ore, cinquanta cose preziose, no? Abbiamo portato a casa di Senaga Antonio, in casa di sua sorella, Senaga Maria, sopra, no? E dice, che succede? Li portiamo là. Questo che fa? Dice, allora, dottore, dice, purtroppo di Giuseppe, dice, i cucina non c'erano, abbiamo visto questo oro e l'abbiamo perso. Dice, va bene, ora siccome erano, cioè, un cristiano buono, no? Pure parenti suo cognato, via via, che questo, che poi c'era Gasparino, no? Gaspare Lamaffa, il figlio di Giuseppe Lamaffa, che ci favoreva lui il documento, capite? Tessere, cose. Cioè lui camminava con la tessera. E digli come sai il fatto della tessera, come dici tu, diglielo come lo sai. O se non perché me l'hai detto tu? Se non me lo dici tu, mi chiedi sai? Tu lo sai chi te l'ha detto. Te l'ha detto mio cugino, perché tu ci camminava assieme. E ci favoreva lui il documento, capito? Tessera, cosa? Cioè lui camminava con la tessera. E digli come sai il fatto della tessera, come dici tu, diglielo come lo sai. O se non me perché me l'hai detto tu? Se non me lo dici tu, mi chiedi sai questa cosa? Tu lo sai chi te l'ha detto. Te l'ha detto mio cugino, perché tu ci camminava assieme. Mio cugino, sì, quale motivo? E tu ti inventi l'amicizia con te, mia. Ma il cugino non te lo ragazzi. Tu non sei degno di camminare. Ma io qualche rapina, qualche furto, e se ne vado a trovare la tiele. Sinagra, no? Ma ti ammazzato il picciottetto, stai zitto, è troppo rabbo. Signor Presidente, io la coscienza. Ma l'essenziale è che voi parlate uno alla volta. Sì, più distante dal microfono. Se poi parla distante dice che non si capisce perché parla da distante. Questi microfoni sono veramente. No, avvocato, questo è un confronto. E lei sa benissimo che non ci sono contestazioni. È un confronto che bisogna registrare quello che gli imputati dicono, imputati o testi che siano. Come lei sa benissimo anche che il confronto deve essere avviato dal Presidente e quindi puntualizzando i punti che debbono essere chiariti o che dovrebbero essere chiariti attraverso il confronto. Perché lo dice la procedura penale. Sì. Se lei mi dà il tempo, io stavo riconducendole sul binario. Dunque, lei stava cercando di dare i motivi per i quali il Ruotolo le ha chiesto. Sinagra, io mi rivolgo a lei. Il Ruotolo le ha chiesto per quali motivi, tu mi devi spiegare per quali motivi io ti dovevo fare la pelle, per dire in termini. Come ha detto... E lei stava rispondendo. Però forse è bene che completi la risposta. Siccome il ruolo aveva ordine, abbiamo detto che era uomo di fiducia di Filippo Mecchese, no? Cioè, Filippo Mecchese per lui era come si dice, un giocattolo, no? Cioè, perché lui lo comandava, ci diceva, senti, se no è Filippo Mecchese, no? Era la tatana. Allora ci diceva lui, vai alla panderia, alla tintoria, no? Mi appendi i pantaloni, cose. E lui era sempre disponibile per Filippo Mecchese, sempre pronto, no? E correva sempre. Allora, siccome dovevamo morire noi, e c'è un altro l'incarico a loro, perché loro erano più vicino da noi, vabbè? Cioè, Piazza Sant'Araso. Ci conoscono bene, perciò fanno fare quello che vogliono loro. Cioè loro per dire a noi, ci fanno portare pure per una scusa qualsiasi, io dai Enzo, ci vogliamo una camanata, e fe ne vuoi Enzo, capito? E mi fanno scomparire. Questo per te. Lei che ha da dire, Rodo? Ora può parlare. Come si? Che ha da dire su quello che dice Sinagra? Che è falso, signor Presidente, non è vero tutto quello che dice. Io... A parte tutto dice che faccio il lavandaio, facevo il lavandaio per questo signor Marchese e poi mi dà un incarico di ammazzare a uno, ma non è un pochettino sano questo modo di parlare che c'ha. Dei fatti che sono lavandaio manda a ammazzare a uno, una persona. Dei fatti che sono successi nella casa di via Ponte di Mare. Sì, volevo precisare, siccome sì. C'ho degli appunti scritti, no? Ce l'ho qua in tasca, poi casomai ci devo e ci ricorda. Se no, per la mano poi, non lo so, veramente cosa me le vedete appunti, se no non me le vedete occhiata. Avete appunti, allora se le avete tutte e due, io prendete in mano gli appunti. Ho cercato di non e questo è il processo degli appunti. D'altra parte, ricordarmi un po', sono degli appunti in alcuni fatti che. Va bene, sono, va bene, ci serve pure degli appunti. Se lei vuole, può
vedere. No, io vabbè, capisco. Grazie. Che si riferiscono a quello che voi direte qua quindi. Vabbè, allora, anche lei, Sinatra. Dottore, se lei c'ha appunti, poi sì. Cioè, ma sono dei appunti, no? Delle cose che. Posso... Che ci ho detto il magistrato, capito? Va bene. Cioè, ce l'ho scritto qua, solo appunto, non è che ho scritto cosa, solo per precisare più o meno. Va bene, come ha fatto il rotolo? Quindi mi pare. Posso sì, certo. L'altra volta, io giorni fa, mi sembra che lui ha deposto giovedì e venerdì. No, venerdì no, sicuramente. Mercoledì mi sbaglio perché mercoledì siccome è giovedì. Vabbè, ma insomma. Si arriva sino a venerdì, perciò l'ultimo giorno pensavo che era venerdì. Allora. Mercoledì e giovedì, mi sembra che venerdì ha detto le trascrizioni all'avvocato. Sì. Questo signore a me chiama me, sul giappone mi chiama signore, ma scusa signor Presidente. Ma come chiama? Che sei animale, che si scusi? Non c'è un signore, non lo so. Continui. L'imputato qua, imputato dice a un certo punto, no sa signor Presidente, io qua il rotolo non c'entra niente perché il rotolo era arrestato. Glielo vuole dire chi gliel'ha detto che era arrestato, signor Presidente? Perché lui mi accusa specificamente di un reato. Poi è venuto il dottor Borsellino da me a contestarmi questo reato 2 anni fa. E io, siccome ho fiducia nella giustizia, l'avevo, e penso di averla per sempre, perché credo anche in Dio, tra parentesi. Che la giustizia veramente... Che è quella la giustizia che poi giudicherà tutti. Che non può sarà. Fallire. E gli ho detto al signor giudice... che mi accennava il periodo di questo fatto, io ho detto signore non mi posso sbagliare perché in questo periodo mi trovavo carcerato. Signor giudice ha messo a verbale, ora vedo che dopo 2 anni questo signore, ma però mi accusava specificatamente, ora viene a dire a lei, l'ho sentito giorni fa, no Rodolo non c'entra niente che Rodolo è in carcere, ma perché? Perché te l'ha detto il giudice che era in carcere, se no saresti qua a confermare sempre le stesse cose, e siccome per farti credere porti tanti dettagli e tanti particolari per cercare di prendere in giro questi signori, ma spero in Dio che non ci riesci, spero in Dio che non ci riesci. Signor Presidente, il fatto che ha detto lui, no? Il fatto di quello reato che l'accusava innocentemente, sarebbe il fatto di Pecoraro, no? La via Messina Marina. Cioè, siccome io, allora, mi ero dimenticato se lui era in galera oppure no, perché io non ci avevo pensato. Sì, però io onestamente nella mia coscienza ho chiamato magistrato e ci ho spiegato i fatti come erano. Cioè, mi sono ricordato benissimo che lui era in galera, perché come lo so? Perché lo so benissimo, perché mi trovavo pure fuori, capito? Cioè, quando l'hanno arrestato a lui, che lui diceva che faceva ginnastica, no? Capito? Cioè, e sopra le montagne, via Macello, no? Sopra i Montarossi. Noi ci chiamiamo i Montarossi. Ah, è relativa all'arresto di quelle per quelle persone? Sì, sì, sì. Quando hanno arrestato a lui, no? Io ero là, cioè a Piazza Sant'Erasmo, e abbiamo visto che loro l'hanno arrestato, e via Ponte di Mare, no? Ho fatto la macchina, lui 112 che ha rubato. Però io non ci avevo pensato. Questo scusi, signor Presidente, questo 112, dov'è? Dov'è questo 112? Sai, visto che tu eri là con me, e che io ho fatto tutte queste cose, dov'è questo 112? Che c'erano i carabinieri? Perché i carabinieri c'erano davvero, c'era anche la squadra mobile, se per questo. Signor Presidente, lo ricordo se io. Che quello ha trovato la macchina. Ha trovato la macchina, se ne andato, non me la denuncia, vice. C'è proprio la denuncia. Cioè, c'era però una denuncia per fuori. C'è la macchina, l'ho trovato e me l'ho portato. Non c'è racconta niente. Le favole. Cioè, non è che mi sto contando i colori, io non mi sto contando niente. Racconta le favole. Cioè, ora ci spiego, no? Allora questo che fa? Mentre che ha passato la macchina, si trova là. Lui ha dichiarato che faceva ginnastico, capito? Cioè, ginnastica, ci hanno visto la pistola in mano e faceva ginnastica. Insomma, poi lo fa e l'hanno arrestato. Poi ho saputo, cioè, poi una volta che ho collaborato, no? Cioè, mi sono pentito, ho detto tutti i cosi fatti come i sanni fa. Allora che ho fatto? Cioè, l'ho accusato là, no? Pensando che c'era pure lui, ho fatto questo pecorare. Ho fatto l'autobus che abbiamo rotto dentro il garage e via, no? Però poi mi sono reso conto. No, non ti sei reso conto. Io dico la verità. Te l'ha detto il giudice Borsellino. Rotolo. La verità, perché è il dovere del giudice contestato. No, un momento, ma anche a proposito dell'episodio del. No, dell'episodio di Pecorato. Di Pecorato. Vedi come attaccano i giudici. Cioè, la pigliano i giudici, capito? No, io neanche l'ho
penso minimamente, non mi permetto io. Cerca perché tu sei... Non le deve pensare, tu pensi non c'è, c'è lui pensa, un magistrato può fare certe cose, vede che, no. Che malissa che c'è nella gente. Il rotolo lo dice che lei, che il giudice le ha contestato, che il rotolo era arrestato quando si è verificato quell'episodio del danneggiamento. Lei parla del danneggiamento o del furto? C'era fatto de, una danneggiamento lì tagente, ci abbiamo rotto la tabbozza, no? Perché adesso può pagare la tagente. Il danneggiamento degli autobus, allora ricordavo bene. Ora il rotolo dice, lei questa circostanza che lui era in carcere, gliel'ha detto il giudice istruttore a lei. Non è che lei se l'è ricordato così. Sono stato io. Questo dice lui. E ancora... Invece, infatti, come sono andati? Il giudice a me non mi ha detto niente. Posso appaccennare la partita, forse, ma c'entra soprattutto il rotolo, se penso così, perché io ho parlato tante cose, come ci ho detto prima. Io posso pensare tante cose. Però io sono qua per chiarire. Cioè, voilà, stiamo a partire così, capito? Però io ci ho visto, poi. In secondo tempo ce l'ho detto io, sì, ma sono rimasto benissimo. Cioè, deve essere chiaro quando, perché poi stai accusando persone che rischiano di non uscire più dalla galera per te. È giusto che sia onesto, devi essere onesto quando fa. Io sto dicendo i fatti come vanno, io sono onesto, sono preciso, posso essere no, perché tu non sei per niente, cose non me le vengono, non ne consumo per niente, la tepa meglio ne consumo. Un momento, perché altrimenti facciamo una confusione. Prendiamo il verbale dell'interrogatorio del... Senaria, vediamo se riusciamo a trovare. Signor Presidente, io l'ho avuto contestato a febbraio dell'84 questo reato. Mi sembra verso la fine di febbraio dell'84, perché tutti questi reati ce l'ho sopra la mia pelle e me li corrico con me la sera. Carceri. Ho girato tutta l'Italia con queste accuse addosso di questo signore. Vediamo se troviamo il punto. I pubblici ministeri vogliono collaborare. Grazie. Naturalmente anche chi, la collaborazione si accetta da chi che sia, perché si tratta di trovare un dato forse obiettivo. Forse il difensore ci può aiutare meglio, perché per avere illustrato la circostanza all'imputato si vede che loro hanno localizzato il verbale. Ottobre 84, dice. Sui microfoni stamattina non esprimo alcuna opinione. Sì, è meglio non... Non so che se... Mi pare che ci sono delle onde che vaganti, ogni tanto... Dobbiamo essere particolarmente sfortunati. Speriamo che siano solo le onde. Non ci siano i microfoni. Possiamo controllare questi microfoni? Pare che... Signor Presidente, mi scusi. Fuori un pochettino d'acqua, c'ho le labbra secche. Sì, un poco d'acqua. Grazie. Vediamo chi gliela può dare questa acqua qua, perché non so. Se ne hai permesso. Un bicchiere d'acqua, io, sì. Non voglio disturbare a nessuno. No, che c'entra? È questione che mi pare più che. Al rotolo. Sì. Lei vuole pure bere? No, va bene così. Ottobre 84, febbraio? Ah sì. L'interrogatore del dottor Bossellino è venuto, se non mi sbaglio, ma credo di no, febbraio 84. C'è stata una lunga serie di contestazioni. Vabbè, ma l'interrogatore è il suo, noi cerchiamo l'interrogatore del Senato. Questo quando è venuto il giudice da me, poi non so. Sì, secondo l'assunto del rotolo, sì. Il Sinaga avrebbe chiarito questo particolare, posto che lo ha fatto soltanto dopo essere stato dal giudice istruttore, evidentemente in epoca successiva all'interrogatorio che il giudice istruttore ha fatto all'imputato. Quindi esatto. Dovrebbe essere un verbale successivo a febbraio 84, se il suo discorso è questo. No. Sì. Dovrebbe essere come dice lei. Sì, per favore i microfoni del pubblico ministero. Il microfono del pubblico. Il fotogramma 477.423 esattamente dice questo. Per scrupolo di verità voglio anche dichiarare che, meglio riflettendo sull'episodio del danneggiamento all'autorimessa Pecoraro, ho ricordato che all'episodio fu del tutto estraneo Rotolo Salvatore, che
che ho quindi erroneamente indicato come uno dei responsabili. Non vi è alcuna contestazione da parte del giudice istruttore. Ed è interrogatorio del... interrogatorio del 6 dicembre 1984 presso la Criminal Pol di Roma, condotto dal dottor Borsellino e dal dottor Guarnotta. Quindi noi abbiamo letto, lei ha sentito? Sì. Cioè il pubblico ministero ha letto cortesemente il punto che riguardava questa... questa precisazione che risulta data dall'imputato. Mi scusi, signor Presidente, e allora per quale motivo il giudice Borsellino è venuto da me a febbraio, cioè dopo due mesi, che questo, perché Sinaga, che non vuole essere chiamato signore, questo è venuto dopo due mesi da me, è venuto lei dopo deve questa... rispondere di questo reato, visto che Sinaga... Che data... Scusi. No, perché la data di questo verbale è del 6 dicembre 84, l'interrogatorio che il rotolo avrebbe subito da parte del giudice Borsellino è del febbraio 84. Ma allora è 8 mesi dopo, signor Presidente, 10 mesi dopo. Signor Presidente, infatti avevo pure l'avvocato qua, quando era la Criminal Pol di Roma. C'era pure un avvocato con me, me l'aveva messo la mia famiglia, però poi ho mollato perché ho detto che non avevo bisogno. Era presente un avvocato. Dunque, per i fatti che sono avvenuti nella casa di Ponte di Mare, numero... Sì, numero voglio 8. Precisare perché nella casa, no, di Piazza Sant'Erasmo, c'era la mia, mi ricordo bene, il proprietario della casa vecchia, no, dove venivano la strangolata la gente. Non lo tenga il microfono con la mano, perché... E dove venivano strangolata la gente lì dentro, no? C'è il proprietario, sarebbe Magaloso. Viene il fratello Magaloso, della Coalma, no? Poi c'è il fatto della porta di legno, no? Perché qua, purtroppo, quando lei mi ha dimostrato le fotografie, no? C'era troppa confusione, allora l'avvocato dietro e via, io mi sono confuso. Cioè, la porta ce l'abbiamo messa noi, pure come ci mettono la porta, ce l'abbiamo messa pure compensato nel barcone di là, no? E poi nella porta c'era una catena fina, che non ho chiesto. E la porta era chiusa? Cioè, noi la chiudiamo quando uscivamo, no? Perché là c'erano messa l'aria. E la chiudiamo. Ma c'era una finestra? Sì, infatti con la finestra io guardavo quelle... Quella finestra che lei ha indicato, sì, nella, sì, fotografia. E poi non era un vano senza porta, ma c'era una porta di compensato, se non ho capito male. Sì, la porta compensata sarebbe spunta nel cortile. Cioè, in quella casa dove c'erano lame dentro, no? Dove c'era il vetro e c'erano lame dentro. C'è poi un balcone, però il balcone non c'è. C'è messo solo il compensato che spunta nel corridoio, va bene? Cioè, nel corridoio sarebbe quella... Vabbè, questa è una precisazione che lei vuole fare. Adesso ritorniamo ai fatti di cui... Un momento, lei ha... Era una porta con le chiavi? C'è una porta così vecchia, rotta di legno, capito? Che ce la messo noi, e ce n'è un occhietto piccolo, un occhietto. Come piccolo. La chiudevate? Si chiudeva? Quando uscì, no, quando usciamo me la chiamo solo con l'occhietto, cioè ci mettiamo catanato. Con l'occhietto? Quello perché piccolo. E chi la teneva questa chiave dell'occhietto? La tenevamo nascosta sotto là, dove abbiamo messo i motori dentro, no? Che lì mettiamo i motori. C'era là una specie di palatone, cosa? La mettiamo sotto il palatone le chiavi, lasciamolo, capito? Ci manca, ci portami sotto. Ora andiamo ai fatti che sono successi, che lei afferma essere successi in questa casa di via Ponte di Mare, in cui ha parlato pure del rotolo. Per esempio... Signor Presidente, sì, io già li ma so. Ma io vorrei che si contestasse prima l'accusa e poi la risposta. Quasi tre anni che me li leggo, me li contraleggo, ormai li so. Quello che lui ha detto e l'ho sentito anche in questi giorni. Sapevo forse, sapere con me, esatto, sì. E allora risponda. Deve dire la verità. È la verità, io non ho qua per dire la verità. No, tu sei qua per convenienza e tu lo sai perché sei per qua. Non è per convenienza, perché se vuoi... Perché a me mi dispiace che ti hanno arrestato. Io mi dispiace che io sono in carcere e so cosa vuol dire stare in carcere. Ma così non possiamo andare avanti. Io sono in carcere e so cosa vuol dire stare in carcere. E non lo auguro a nessuno di esserci. Perciò è giusto che se tu sei arrestato e che a me mi dispiace... Non coinvolgi altre persone per uscire tu. Non devi barattare la tua libertà con quella degli altri. Devi essere onesto con te e con Dio. Io sono onesto con tutti. Tu non sei onesto per niente. Perché io sono onesto. Allora io lo provo, io, signor Presidente, non vedo che non sei onesto. Tu ti hai trovato... Mi scusi. Avanti, parla. Ora, aspetta un momento. Sinaga, non parli quando... Cercate di evitare di sovrapporre le... Durante gli interrogatori che mi ha fatto... che lei l'altra volta l'ha detto anche, ne ha fatto 21-22 interrogatori durante la sua istruttoria e ha già quasi tre anni al momento che siamo con questa accusa del signor Sinà. A un certo punto
mi ha detto che ha detto al giudice che io ho fatto una rapina. Dice, è venuto il rotolo, mio cugino, siamo andati con la macchina di rotolo, il rotolo è arrivato qua. Insomma, i soliti specifica, per farsi credere ancora di più, lui specifica. Gli vuole dire per cortesia se conferma questa rapina. È pronto credito. Ah, la rapina del pronto credito. Signor Presidente, secondo prima io, no? Cioè, come ci ho detto sempre, la confusione, va bene? Perché lui c'era, lui è rimasto, anzi, insieme con Sinaga, Vincenzo, che lì c'era pure i bar, erano femme là, e noi siamo saliti. Sono le mai solo, signor Presidente, io ero arrestato, signor Presidente, non ero là, e io glielo provo, signor Presidente, questo è giugiato, io ero arrestato all'epoca dei fatti, signor Presidente. Non sa quello che dice, è un bugiardo. Perché cerca di prendervi in giro sulla mia pelle. Con la mia pelle cerca di... Io ero arrestato. Il giorno della rapina a pronto credito, io ero arrestato. Va bene. Da ha sentito che dice il rotolo, che lui era arrestato. E quindi non poteva essere presente. Siccome lui era sempre presente in certe cose, io allora posso sbagliare pure, non è che sto dicendo che lui è... una qualche cosa vuole. Cerca di dire la verità. Devi dire la verità a questi signori. Innanzitutto cominciamo con gli avvocati che non dovrebbero fare questi commenti per non suscitare poi reazioni anche dall'altra parte. Ha 3 anni e mezzo che non vedo la mia famiglia per te. 3 anni e mezzo che non vedo la mia famiglia per te. Va bene. E non sono onesto a fare questo a me. Senta, rotolo. Dunque, lei le ha fatto una contestazione precisa che si riferisce alla rapina al pronto credito. Sì, lo so. In via America Mari, Cassa Cambiaria. Sì, sì. Lei ricorda se il rotolo ci fosse, può escludere, con calma, perché siamo qua per chiarire. Certo, signor Presidente, io come ci ho detto prima, no? Perché lui, cioè, una notte l'omicidio, cosa, ne ci battere insieme con me, va bene? Io non è che la posso ricordare. Cioè, la volta mi posso confondere pure, infatti là, cioè, ho sbagliato e l'ho corretto subito, perché ho fatto le preparazioni. Ma non è corretto male, non è corretto male. Ma che sarò corretto, capito? Non è corretto male, perché se la tua coscienza era a posto, tu... Perché lui era sempre pronto. Potevi fare passare un giorno, 2 giorni, una settimana, e poi dovevi chiamare al giudice con tanto di telegramma, visto che ti trovavi fuori Palermo, dovevi chiamare al giudice con tanto di telegramma e dire, signor giudice, mi urge parlare con lei, perché la mia coscienza me lo impone. Vabbè, e dice il rotolo, non c'entra niente con tutti questi fatti che l'ho accusato. Vabbè, Rosa, questo lei l'ha detto. Ora ci dica, questa è la verità. Lei si ricordi, lei ci ha parlato pochi giorni fa di questa rapina. Si ricordi... Volassico ho detto che c'era, volassico ho detto che non c'era là, perché lui era sempre paziente nei cose, nel periodo che era fuori, va bene? Ma come è andato? Infatti le ripeta e vediamo se si ricorda le persone che erano presenti. Era meglio Castiglione, Marco Salvatore, Senaga Vincenzo, Senaga Antone, e non so se ho detto pure lui, e Gina Leoato. Se ne andate là con 255. Chi è che è salito? Non so, aspetta. Così la giochi la delle persone. Chi è che è salito? Tu forse non c'entri qua, ma sta fanno ricordare. No, però, no, tu lo sai che sono il salito. Sei zitto che poi ti ricordo cosa, sì. Vabbè, dunque, se le, si ricordi la meccanica di questo, come si è svolta? Se ne... Lei quando era arrestato, rotolo? In quale data? Presidente, gli ho detto che questo serve per la verità. Mi faccia la cortesia, io all'ultimo gli dico, dall'inizio alla fine, se lei me lo consente di aspettare sino all'ultimo momento del confronto. E io poi gli dirò la data. Poi gli dirò la data. Se lei vuole, se lei insiste, io glielo posso dire. Io non posso costringerla. Però, siccome questa persona è... No, io non posso costringerla. Diabolicamente, non so, è molto diabolico. Vabbè, lui dice che era arrestato. Non diabolico perché sono troppo intantito, no? Perché ci ho vissuto nelle cose. Eravamo insieme, ecco perché dice sono troppo... Non lo sento quello che dice. Ma lo sento buono. Non ho capito bene. Dice perché io le ho vissute queste cose. Ecco, ed è insieme a lui con me. Presidente, io a me non mi deve dire niente, perché io con lui non ci sono amico, signor Presidente. Io lo conosco da Sant'Eraldo. Questo camminava di tanto in tanto con mio cugino, lo verso Maurizio. E io l'ho rimproverato a mio cugino, lo verso Maurizio, di camminare con lui. Sì. Perché io tenevo e tengo molto, perché questo ragazzo manca. Lo fece ammazzare. Disonesto, io il mio sangue. Disonesto ci sei tu. No, disonesto perché quello è il mio sangue. Il mio sangue, tu sei pazzo. No, sei pazzo davvero. A me mi hanno preso tu hai fatto questa roba di come hai preso pazzo. Tu sei pazzo. Hanno visitato i dottori là, specializzati. Ma quale specializzato? Ogni tu dici che anche tu. È tutto quello che ha ammazzato. Ma quello che ha dato le conferenze.
conferina, sei ma come detto come conferina? Sei zitto, capito? Ma lo vogliono ammazzare. Ma poi uccidevi chi sta senza pietà. Sì, 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 senza pietà, chi sta ci spara mantiere. Si vede i film, dottore Giordano, i film si vede. C'è cose che il solo pure io, che era pure presente io, nella camera della notte piazza Santa Rosa. Ci portava la gente là, che fa dimenticato. Quando era contentamente cavo. Io se sarebbe stato vero. Sì, non è che sto confronto, io non volevo, cioè volevo evitare di parlare ancora, capito? Sì, cioè, allora sì, ma tu lo volevi evitare per tante ragioni, caro mio. Aspetta. Volevi evitare, tu hai ragione che volevi evitare. Tu hai ragione. Che voleva evitare. Lo capisco, perché se no in mosaico. Ma Rotolo, non possiamo parlare anche Sinagra, no? E se lei lo copre con la sua voce, evidentemente che c'ha una voce più ma se insinuazione sopra insinuazione, ora è venuto la lasci parlare e poi lei potrà ribattere. Il confronto serve a questo, no? Siccome io ho tutta la famiglia a Palermo, no? Ma sono, cioè, mio padre è pescatore, tutta la famiglia povera, capito? Ora non vorrei che questo qua, no? Perché io infatti una certa cosa non l'ho detto, cioè. Perché sono scritte per questa cosa. Non è che non l'ho detto perché non voleva dire, cioè non gravare più una cosa perché loro mi hanno detto a me, no? Cioè non posso dire che morisse perché non lo posso dire, se no ci può succedere qualcosa, perché se dico chi è, ci può succedere qualche cosa, lei lo sa. Allora la mafia non si dice, ti chissà ma non ce ne so. Cioè, ci hanno detto a mio padre di parlare più poco possibile a Crucifero. Ti siedi, aspetti il domande che fai il presidente e vai, se non parla. Ora io ogni istante certe cose, non le potevo dire e non potevo parlare. Cioè, anzi, ho parlato, ho raccontato tutto, cioè, tutto come era composta la cosa, cioè, come ero io, come stavo solo con voi, tutte le cose come erano. E io non voglio, cioè, a lui, cioè, le altre cose non le volevo dire. Non è che non li volevo dire, non volevo dire. Per la mia parte, questa è per la mia famiglia, capito? Ora, questo signore viene qua, volevo fare un confronto. Volevo fare un confronto, allora io devo fare, ogni istante, devo dire, cioè, le altre cose che io a lui sono un puto, no? Cioè, ho fatto quello che accettiamo coppa di legno, aveva messo nel marino, coppa di legno, no? E c'era pure lui. Cioè, sono cose che io ho detto, no? Che io non li volevo dire. E ho fatto di quello, ripeto, Mecchese, allo Ciardone che ci hanno dato 36 pugnalate, 37 pugnalate. Che allora si trovava in cella insieme con lui. E poi lo usciva. E io come faccio a sapere che questo, aspettando che usciva lui, aspettando questo, non mi dice lui come fa? Lui mi ha detto così. Se mi dice lui così. Aspettavano che usciva. Sì, ma tu mi dici? Che mi ha detto? Che ha fatto? Se vuoi non parlare. Signor Presidente, forse lei... Qui, con tutta questa mole di processi non sai i dettagli, siccome io in questa porta lui queste cose le ha già dichiarate. No, io sono lei che sa vecchia queste dichiarazioni. No, io voglio dichiarare qua, come lui dice che sono io, non voglio lei faccia l'imputato, che io faccio il presidente. Io conosco benissimo gli atti e so che l'imputato l'ha dichiarato. Signor presidente, non è altre cose che non ha detto perché l'abbiamo lasciato parlare liberamente. Non. Ma comunque queste cose le ha già dette e le sta confermando a dibattimento. Non volevo offendere, no, mi scusi. Non ti tratta di offendere, ognuno faccia il suo mestiere. Siccome Sinagra dice che queste lui non vuole parlare per motivi che ora si sta dicendo e che queste si era privato di dire, ma siccome queste cose sono agli atti, no, cioè anche detto. Che, è assurdo che dillo, perché tanto a me ne so. Ma lui devo dichiarare io qua, no? Sì. Cioè, lo sto dichiarando e non so per niente, cioè, poi non lo so. Lui gliel'ha detto che per uscire dal carcere aspettavano. Lei da chi l'ha saputo questa notizia che il Filippo Marchese aspettava da Senaga Vincenzo. Che uscisse il rotolo? Da Senaga Vincenzo sotto tempesto. Sì. Che l'aspettava che usciva lui, e poi l'ha detto pure lui, dice infatti aspettando che uscivo io perché. Se no, che era un uomo di fiducia, sempre con Filippo Mecchese, no? Sempre che correva da tutte le parti, no? E allora aspettava che usciva lui perché ci serviva, perché era uno che. Chi con errore, diciamo, la campana, chi con errore sarebbe un chilo di spietato, no? Parla educatamente. Vabbè, questo l'ha già spiegato. Parla educatamente, a me il suo linguaggio non mi interessa, signor Pepe, però la prego, io non offendo, no, che non lo offendo. Ma ha spiegato il significato di questa espressione? No, ma questa espressione, siccome io la sconosco. Ma la prego di farlo parlare correttamente, perché io non offendo, signor Presidente. Vabbè, Rotolo, non perché intendo. Tutti sappiamo a nominare certe frasi, però siccome l'ha spiegato sia, giorno ognuno e se le tiene per la propria persona. Vabbè, avanti, dica in sostanza un uomo d'azione, lei ha detto l'altro giorno. Un killer, come ha detto? Killer spietà. Ah, cioè, killer spietà significa uno che ammassa chissà senza pietà, no? C'è uno che va, ci dice ammassa quello, ci va, pompa e ci spara, senza pietà. E noi diciamo chi l'ha spietato, ce lo diceva pure lui. Il robot dalla corda, capisci? Vai là, gli robot dalla corda e cammina. E il fatto io vedi che c'è una coscienza. Lei ha parlato pure del fatto che il rotolo avrebbe seguito il generale Dalla Chiesa. Sì,
E questo me l'ha detto pure lui. Cioè, lui parlava io, lui, sì. Sinaga Vincenzo e Sinaga Antonio, dentro il padre di Sant'Ala. Che signor Presidente, ci dico una cosa, se non mi dice lui, se così come i saggi, non è mi posso inventare, capito? Cioè, non è che poi ho fatto questo, qua, qui dentro, si trovano tante persone che onestamente che io ho chiamato perché ci sono le verità, perché se loro non parlavano, non mi venivano certe confidenze, non mi davano certe confidenze a me, no? C'erano quelle persone anche che chiamavano, capito? Cioè, loro mi hanno dato certe conferenze, quello fa parte a noi, quello fa parte a quello, capito? Cioè, ecco perché io ho detto tante cose. Però questo ci colpano loro. Cioè io volevo dire più o meno dell'omicidio mio, le cose che c'ero presente io, non potevo mettere altre persone giù, ma se loro non mi fanno il nome, non mi dicono che quello appartiene a cosa nostra, appartiene a un altro, no, a mafia vincente, io non li faccio. Cioè, e allora loro hanno detto tutte queste cose, no? Ce l'hanno detto a me, capito? Cioè, ho fatto della chiesa, questo rotolo, se ne è che Vincenzo, sotto Tempesta, se ne è che Antonia, era morte a base, questo parlava con Tempesta, se c'ero pure io presente, tutti e quattro presenti. Dice, l'unico modo per ammazzare della chiesa, si deve andare loro sotto mare, o se no, dici qualche agguato, cioè avevo pensato così, no? Di perché è troppo potente. Poi, siccome se io ho detto una pillola, no? Per leggea, verso Monte Pellegrino, dietro Mondello, una cosa di questo, capito? Cioè, cose che mi ha detto lui, non è che io mi sto inventando, io non ho niente da inventare. No, tu non inventi mai. Che motivo c'è? Perché mi devo inventare di cosa? Perché devo dire tante persone? Io non lo so. Rotola, lei sa andare in motocicletta? Un professionista. Eh? No. No, non sa andare in motocicletta. Cioè, dico, è un professionista a portare i motori, porta qualsiasi motore. Ma tu ne hai detto tante cose. Dice quando devo parlare, lo portare sì, bene. Ne hai detto tante cose. Signor Presidente, io penso che quando uno piace la droga, piace la moto, ha parlato pure di lui, aveva volutamente temete droga, no? Lui mentre c'era collocamento con amici, no? Cioè lui per esempio andava per Filippo Mecchis e ci diceva mi serve un po' di roba, così prendiamo un chilo, un chiletto, quello ci diceva vai là, no? Andiamo a me e stava qui. Cioè lui andava perché non è che fai parte, cioè, ma la mafia, no? Ma se vincente, tutta una cosa sono, no? Perché lui andava là, accettava la roba e dopo c'era l'inferuce, poi quando andava ce la pagava, no? Cioè, allora poi lui aveva in contatto, no? Con certe persone che venivano a Piazza Santa Rosa, ma che io non li conosco. Cioè venivano là, parlavano con lui e lui diceva, dice, a quello ce ne abbiamo consegnato mezzo chilo, a quello un chilo, cose che diceva lui, no? E poi io, cioè, negli esami a me non mi davano nemmeno una lira. Ma tu l'hai visto mai questa droga? L'hai visto mai? Tu l'hai visto mai? Lei l'ha visto questa droga? Risponde. Cioè, io ho visto un po' di hashish, cioè fumo, no? Che ce l'avevano loro nascosto e più un po' una bustina con un po' di droga dentro. Cioè, forse era un campione, lo dovevano consegnare a qualcuno. I soldi che ricavava da questa droga, secondo quello che lei dice, che cosa ne faceva il rotolo? Cioè, c'era la parte, uno lo vedeva un po' aperto per il pomecchese, e l'altro si rivedeva lui o Tempiese. E qualcosa c'erano assoffrato, se ne aveva Vincenzo. E anche lo abbiamo monta e qualcosa, e a me non mi davano quasi niente, 200 malati. Lei ha avuto quindi dei soldi? Cioè, a me i soldi mi hanno dato proprio niente, solo 200 malati, mi ha detto lui, me l'ha regalato lui. Dice, no, rotolo, lei voleva parlare, parli. Signor Presidente, io purtroppo alle volte mi ricordo una cosa, poi quando ho sentito il suo discorso e mi scappò che lui aveva detto io. Ora andiamo avanti quello che io volevo chiedere, vediamo se poi mi viene di nuovo. Presidente, mi dà la parola. Non è che sì, siamo... avvocato, sì. Presidente, io la prego. Non facciamo perdere il ricordato. No, la prego di non fare divagare il signor Sinagra, perché a queste farneticazioni della chiesa, del generale della chiesa, dei pedinamenti, non ci ha creduto nemmeno il giudice Falcone. Quindi lasci stare, risponda alla contestazione che gli fa rotolo su fatti specifici. Ma gliel'ho domandato io questo, avvocato. Lei mi vuole proibire pure di fare delle domande? Allora sovvertiamo. No, signor Presidente. No, l'ho domandato io perché è una cosa che ha detto in istruttoria e si riguardava il rotolo. È chiaro che io devo avviare il confronto per vedere che cosa dice l'uno, Presidente, e che cosa dice l'altro di fronte alla contestazione. Scusi. Quindi non si tratta di divagazione. No, pronto. Sempre nelle accuse di Sinagra, mi accusa di dire che io ho fatto da guardaspalle assieme a lui e ai cugini suoi o parenti suoi, che dice che sono, che dice sono cugino, non sono cugino, di aver fatto da guardaspalle un certo Oliveri Giovanni dopo la morte di un signore, un certo Graviano Michele. Io volevo dire dov'è, in quale punto facevamo, se era in luoghi pubblici, in casa, dove si attivava questa situazione. Nella scorta che avete lui fatto. Ha detto che poco dopo la morte di questo signore, io assieme a lui e ad altri abbiamo fatto da guardaspalle a un certo signore Oliveri, perché
Subito dopo la morte di quello dice abbiamo fatto queste sono le accuse. Ora io le volevo chiedere di essere più specifico nelle accuse. Cioè dove avete fatto da guardiaspalle a questo Oliveri? In piazza Rota Lunga, c'è il ponte, cioè prima c'era il passaggio a livello senza ponte, no? Poi ci facevano ponte. C'è il ponte e lì c'è apre questo, no? Un deposito di ceramica. C'è il deposito, vende rubinetterie, cosa, tutte queste cose c'è quelle dentro, no? E noi avevamo l'ordine di andare là. Poi, quando hanno ucciso a Michele Graviano, hanno ucciso la parte di là. C'è la parte da via Scaffara, c'è la via Scaffara là. Non so dire come c'è di piacere, come dice lei. E allora lì c'è come se ci abita Tanino Tenderello. Quando hanno sentito dei spari, cose, si è messo una paura questo. Poi hanno saputo chi era la persona e hanno chiamato tutto noi, va bene? Era morto questo Graviano. Questo Graviano era benissimo che era morto. E noi siamo andati a fare. Perché non siamo andati. Va bene. Signor Presidente, ora io gli contesto che non è vero, con prove però, che questo signor Graviano, di quello che io ho potuto appurare, perché purtroppo le ripeto a dire, sono sopra la mia pelle queste accuse, e faccio, mi interesso senza offesa per gli avvocati, ancora che sono. Un momento, signor Presidente. Cioè io ho detto, non è che ho detto che lui era presente con me là, ho detto io, lui ne Oliveri era presente. Cioè poi ho fatto che siamo andati là a trovare a Tanino Tenderello, siamo partiti io, se una camicia se ne cantò con la macchina, sapete? E poi siamo saliti sopra e aspettiamo che lui scendeva per andare. Ma l'abbiamo fatto questo con la spalla o no? Sì, l'hai fatto, sì, l'hai fatto, pure sì. Nella casa di come si chiama? Di Tanino Tenderello, una cosa da cenare. Signor Presidente, ora se lo ha finito, però gli deve chiedere per cortesia se ha finito. Perché io devo contestare. Vabbè, ora lasciamo parlare il rotolo. Ha parlato lei, Sinaga, ora ha parlato. Questo signore, buonanima, Graviano Michele, è morto il 7 gennaio dell'82. Io, lei, se può constatare, e le prego gli avvocati. Io penso che ci vuole un pochettino più di fretta per fare queste situazioni. Vabbè, allora, Sinagra, altri episodi si ricorda dove era presente il rotolo? Cioè, ho fatto di Manca, questo capostra poi si chiama Manca, no? Questo è la Nazione Marina, ha cercato due schiaffi a cosa mi raccoglia e allora ci danno l'ordine di coppa di legno. Però questo di qua non ce l'avevamo dato coppa di legno, no? Perché c'era lo schiaffo a cosa mi raccoglia in piazza Santa Lassimo nella Iavia, no? Se noi ce l'avevamo dato di schiaffo. Noi stavamo cercando questo, di trovare il momento opportuno per darci coppa di legno, no? Che succede allora? Succede che mentre che camminavamo con la macchina in giro, no? Eravamo io, Gnasso Fazio, Senaga Vincenzo, Senaga Antonio. Lui non c'era qua. Non so se, cioè non mi ricordo se c'era, signor Presidente. Io non ero. No, te lo dico, mi ha accusato, perciò dillo. Ti aiuto io a dire le tue bugie, Io ricordo la verità. Come la verità? Non sai quello che dici. Tu vuoi fare i tuoi interessi, consumando le persone. Insomma, signor Presidente, che abbiamo fatto? Abbiamo seguito a questo non l'abbiamo trovato, noi siamo sopra un 127 sport. Mentre che camminavamo e c'era pure lui qua, ora mi ricordo benissimo, posso sbagliare, c'era pure uno 127. Mentre che camminavamo ci fu, a Piazza Rota Lunga passa una pattuglia con due guardie, c'erano due guardie in questa pattuglia. E hanno visto questo Gnasso Fazio che aveva, che era latitante, no? L'hanno riconosciuto, hanno girato. Nella confusione, cioè mentre girato hanno fatto segno di fermarci. Allora mio cugino Tempesta ci dice a questo che portava la macchina, questo Fazio. Dice che stai facendo? Dice dai, la lente c'è fermata, no? Dice casomai sei in 5, nella macchina, vorranno i documenti, qua. Risponde questo, dice, gli sento, dice, c'è Tempesta. Vede che c'è una pistola, dice, con dentro un bossello e c'ho pure dei proiettili. E allora la cugina ci sta, vabbè, allora dice cammina piano, quando te lo dico io acceleri. E questo accelerò, cioè, mi si accorre, no? E a volte si sparare. Sparando siamo girati per via, cioè la via mare, no? Non la strada via mare, perché eravamo nella zona verso il posto dei miei. Siamo scesi dalla mano, siamo arrivati là, subito questo ha buttato la bozzella. Buttando la bozzella che fa? Si ferma la polizia, no? E prende la bozzella. Noi siamo scappati tutti. E prendono e arrestano a Senaga Antonio. La arrestano nella via Romagnola, non attraversa la via Romagnola, c'è pure un giramo qua, un giramo all'aperto, c'è un giramo colonnello.
Cioè, questo lo arrestano qua, lo portano in centrale. Tutte la piazza d'andata sono pure loro, insieme con me tutte là. Tutte preoccupate perché avevano paura se quello cantava. Dice, vediamo questo palla. Dice, allora dice, non dormite a casa, dormite tutto fuori. Pure suo fratello, non ha frugge e suo frate. Questo tempista non ha frugge e suo fratello. Dice, dormite tutto fuori. Passa questo arresto. Dopo che arresto, non so cioè, quando si è fatto lui, mentre che era in galera. Noi eravamo fuori. Mentre che noi eravamo fuori, eravamo cercando a questo, perché poi, sapete, per mezzo di questo manca, che ha buscato i coppie di legno, hanno arrestato a quello, perché noi eravamo cercando a quello per darci coppie di legno, no? E allora quello non l'abbiamo trovato. Nel frattempo ci fu fatto la battuta, insomma. Siamo andati, ci siamo fatti il giro. Non mi posso dimenticare. Era domenica. Di domenica, io ero a casa. Mi stavo facendo la doccia, sono arrivati loro, lui e mio cugino San Camici, con un Renault 14, Sono arrivati, scende. Adesso scende subito, dice, sai che cosa? Di chi, questa macchina di chi era, scusa? Non lo so se era rubata. Penso che era rubata, ah, perché. Sì. Scusa, la macchina è bella. Si camminava con la macchina rubata così per passare. La macchina era rubata. Okay. Cioè, che abbiamo fatto? Siamo scesi subito. Cioè, io scendevo subito di casa, no? C'è la casa. Ma ho messo sopra la macchina con questa, ce l'abbiamo vista, era a barre. Un barre è un certo bellissimo. Che questo è amico di mafioso, sapeva, no? Però cioè, a me non me lo so te che mafioso. Siamo andati là, l'abbiamo visto là, con la macchina. Cioè noi eravamo di darci coppa di legno. Come siamo arrivati là, abbiamo fatto il giro, siamo fermati, siamo scesi. Gettiamo coppa di legno, questo è grosso questo, no? Ma noi gettiamo coppa di legno che fa il rotolo. Non sapeva, allora ci doveva stare attento, no? Siamo fermati coppa di legno, perché c'è stato uno, questo manca, era insieme con l'altro. L'altro mi ha levato il legno di mano a me, no? Un legno in mano volevo. C'è il legno alle mani e mi ha dato un coppo di legno nelle spalle, uno, un coppo in testa, un coppo nelle spalle, capito? Cioè il rotolo mi doveva guardare, cioè si immagina, no? Poi abbiamo messo la macchina e siamo andati via, la macchina l'abbiamo posteggiata verso Romagnolo, non attraverso verso Romagnolo, cioè vicino, sarebbe vicino dove c'è questo magazzino, questa ceramica di Danilo Tenere, la parte della zona, nei casi. Poi loro hanno detto poi, dice, casomai la macchina non la trova la polizia, poi la mattina ci può servire per altra cosa. Ci va bene? Avanti, Lodo. Che devo dire? Ma quello che vuole. Nel senso... No, dico, se era per esempio... Le volevo chiedere, a parte questo discorso, ho già un risposto in istruttore, e anzi, che siamo in un'occasione, le volevo fare questa. Vabbè, adesso che sta facendo. L'altra volta ha dato lettura del mio. Se poi sì. Successivamente puoi interrogare che ho altre cose per sempre. Penso per l'aiuto della verità. Sì. Se mi interrogherà. Poi la ricetta. Non le volevo dire a signor Sinaga se per caso, quando lui parla di questo poveraccio, Rugnetta, Antonino. Che dice che a me mi ci mette in una forma in una forma poco simpatica, per niente però simpatica addirittura. Se successivamente nei giorni successivi, se abbiamo avuto modo di commentare questo fatto, visto che lui dice nelle sue dichiarazioni che questo è stato il primo fatto che lui ha fatto per ordine di questi signori, sì, la prima impresa. Senta, visto, che dice Rotto. Avete avuto modo di commentare questo fatto di Rugnetta, cioè l'uccisione di Rugnetta? Sì, è successo nei giorni successivi. Signor Padre, a me non mi dicevano niente in primi giorni. Cioè, poi loro mi hanno detto a me, dice, sai, forse in questi giorni c'è qualche cosa pure. Ma lei specifichi, che cosa intende dire? Nel senso di commentare questo fatto che era successo, visto che l'abbiamo fatto assieme, dice lui. Tipo dire se era bravo, se non era bravo, se sapeva uccidere le persone, come dice lui. Non lo so. Ha avuto modo di parlare con me successivamente. Cioè, quando era durante la settimana. Quando si faceva una cosa così, no? Un omicidio, rimaneva andate no, non si parlava più, vabbè. Cioè, se tagliavo lo scudo. Cioè, poi se c'era mio cugino, no, che diceva qualche cosa, allora. Ma è difficile se parlavo, capito? Perché caro Senaga, perché tu ti devi ricordare le dichiarazioni che fai. Tu hai detto in un altro procedimento, perché io ti ripeto a dire ce l'ho sopra la pelle e non mi sei sfuggito mai un minuto di tutte le vigliaccate che hai fatto. Tu hai detto in un altro procedimento, in una corte d'assise, che io ti ho confidato il discorso che hai accennato poco fa di Pietro Marchese.
Il fatto che dici che dovevo aspettare a me è stato Filippo Marchese a uccidere questo persona, bugiardo che sei, fra parentesi. E hai detto pure che fra di noi compagni, con tutto ciò che non se ne doveva parlare, commentavamo i fatti. Per questo ora io ti invito a dire se nel caso di Rugnetta noi poi ci siamo, solo per questo motivo, perché l'ho letto io nei giornali mentre che mi trovavo rinchiuso nei carceri là. I giornali stavo dicendo, però forse, se non ricordo male, questa dichiarazione c'è stata, è vero la dichiarazione, se non ricordo male. Ma comunque io per esempio ce l'ho detto, cioè un tempesto qualche cosa me la conferevano a me, cioè, ma lui no, con me ne hai parlato di come con te non hai parlato di che? Dell'episodio Rugnetta Antonino, come si chiama questo povero Rugnetta poveraccio. Avete avuto occasione di parlarne poi di questo omicidio Rugnetta subito dopo l'omicidio? Questo lui vuole sapere da lei questo. Ne parlavamo dei fatti che facevamo, no, questo perché eravamo uno giornale di Sicilia a Santa Rosa, ma no, allora ne c'è uno giornale, dice, guarda che c'è Caenza, dopo tanto giorno, no? E io c'ero quando l'hai letto nei giornali. La polizia non c'è, perché lui era un tipo, no? Non si sa mai, fermo, capire, perché lui aveva la macchina, no? Si era portata la macchina, un motore, Kawasaki, però lui Kawasaki non ha potuto mai. Cioè si impissavano, capito? Ci impissava qualche motore, lui è stato sempre in giro, capito? Perché era l'unico che sapeva portare bene la macchina, perché se no che Antonio nemmeno la sapeva portare bene. E quando tu eri sempre in giro, non è che eravamo sempre là. Hai detto cioè, che quelli che eravamo sempre là, eravamo io, hai detto che questo episodio, poi dice che il fatto del garage, là, che questa persona ha trovato, hai letto nel giornale che questa persona ha trovato nel garage questa persona, giusto? Dico, quando hai letto questa cosa, io c'ero, non c'ero? Non mi ricordo di cena, perché loro le persone volte venivano, scappavano, a chi era là, a chi si infilava in ciobare, a chi si vedeva e a chi non si vedeva, capito? Perché erano più insieme, erano signor Presidente. Lo ricordavo. Sì. Comunque non deve essere un intervento, dovete contestare sicuramente dei fatti per accertare. Signor Presidente, contestare io ci posso dire solo che è bugiardo e che non è vero niente. Infatti io ho cercato di sollecitare il ricordo del Sinaira negli episodi, circa gli episodi. Ma signor Presidente, non è che siamo andati a prenderci un gelato assieme come ha raccontato lui, signor Presidente. Qua si parla di cose gravi, signor Presidente, si parla di cose che pesano sulla coscienza di chi li ha fatti, però. Perciò non è che le chiedo molto di ricordare qualche cosa specifica, infatti così crudele e così abietti come lui. Gli altri omicidi. Lui mi ha mischiato in un omicidio di un professionista, caro di vari omicidi. Di un signore. La partecipazione del rotolo di cui ha parlato lei negli omicidi. Gli omicidi non sono un furto che uno può anche.